che nasce ufficialmente qui oggi, dunque, oggi è la giornata proprio in cui nasce Panel Entertainment, perché il suo primo progetto prende vita e diventa realtà. Al cinema questa sera sarà ad Ampir, noi avremo l'anteprima qui, ne abbiamo parlato diffusamente in questi giorni, ci dire che a Roma c'è stata la conferenza stampa per i giornalisti, ovviamente se ne parla e se ne parlerà nei prossimi giorni, settimane, anche con i nostri partner in crime che sono Eagle Pictures e Random Box, ma abbiamo voluto riservarci un momento tutto per noi bonelliano per appunto parlare di questo progetto che ci coinvolge naturalmente perché parte da una nostra creatività, che è il primo tassello del nostro Cinematic Universe a venire. Fra l'altro siamo ospiti, come vedete, di Dragonero, che è l'altra nostra property che pure è al suo debutto. Domani si vedranno i primi episodi al cinema, al Teatro del Giglio, e sarà su canali Rai dalle prossime settimane. Però appunto, dicevo, volevamo prenderci questo momento per noi e con i nostri lettori, con il nostro pubblico, per festeggiare questa cosa partendo dal nocciolo della questione, cioè da dove è nato, da dove nascono i nostri fumetti che poi danno il là, d'ora in poi speriamo sempre più, in modo sempre più cospicuo, ad altre produzioni al di là della carta stampata, e una trasformazione che parte appunto da lì e arriva altrove. Si parte dalla scrittura, sempre così, no? Da un'idea, dalla nostra forza che è la creatività dei nostri autori. In particolare questo progetto, che poi è nato piccolino e si è allargato anche proprio all'intervento di altri partner che sono, ripeto, Eagle Pictures e Random Box, e che insieme a noi hanno finanziato il progetto, perché appunto siamo all'interno di questa coproduzione creativamente, finanziariamente, commercialmente, distributivamente, in ogni piccolo settore della produzione. Per noi era importante perché questo ci ha garantito una libertà creativa, un essere presenti in ogni decisione, non snaturare la materia originale, che è quello che Bonelli Entertainment vorrà fare con i personaggi Bonelli da qui in futuro, e quindi doveva essere il nostro biglietto da visita, dovevamo farlo così, ce l'abbiamo messa tutta. Le persone che vedete qui sono tutte persone che hanno lavorato al fumetti, alla parte cinema e che nascono però fumettari, quindi insomma sono dei nostri, sono bonelliani. Mauro Zeo, Giovanni Masi, Alberto Stini sono sceneggiatori bonelliani, conoscete. Non ho bisogno di presentarvi e di ricordarvi le varie cose che hanno fatto. Ultime soltanto una meravigliosa graphic novel scritta da Alberto che trovate al nostro stand, disegnata alla Lazzarini, e il confine per il nostro magico duo, ecco l'ultima delle cose che hanno fatto. Loro vengono dal fumetto, ma sono gli sceneggiatori del film, quindi insomma ovviamente una grossa parte nostra, no, che si è riversata lì, e quindi abbiamo potuto controllarli e che non facessero da danni ulteriori, insomma. Bonelli Entertainment nasce dal nostro gruppo sviluppo interno per le produzioni multimediali e la divisione interna che abbiamo fondato qualche anno fa, 2014 se non sbaglio, 14, l'ingegnere mi corregge subito, capitanata da Vincenzo Sarno, con Antonio Navarra e Giovanni Mattioli, e un'altra grande squadra che poi si è aggiunta nel frattempo. Chi c'è? Serena. Sì, è giunta poi successivamente al nucleo centrale. Adesso ovviamente, come potete immaginare, questa divisione si sta molto ampliando all'interno della nostra casa editrice. Basta, direi che ho presentato tutti. Vabbè, allora possiamo andare avanti. Andiamo avanti. Mauro Boselli, vabbè. E Maurizio Colombo, da cui è nata appunto la creatività iniziale. Le croce che i bambini d'Ampia non
non fanno onore, no, l'aglio manco, l'acqua santa fa niente, solo tanto può, può arrivare. Non è venuto a vedere il film, Maurizio aveva paura che Dante ripetesse per le mani, lui si è trasformato in maestro della notte in tutti questi anni, ha deciso di vedere le cose dall'altra parte, quindi allora lui è sveglio di notte, io sono sveglio di giorno. No, guarda, i maestri della notte lo sai che possono muoversi anche di giorno, adesso sì, sì, d'accordo, ma lui dice quello che hai creato. Attenzione, lui è un non morto, non è della razza, capito? Lui aspira a diventare maestro della notte. Ah, aspira, no, però non l'avevi detto, come maestro, Dante, maestro del fumetto della notte. Maestro il fumetto della notte, però un non morto, un banale non morto, chiaramente. In uno dei prossimi numeri di Dante riveleremo chi l'ha trasformato in non morto, quello è il maestro della notte, che è un'idea che tu, questo dopo. Che non senti, no, non senti, non senti, non senti. Maestro del giorno. Vabbè, insomma, abbiamo voluto dedicare questo nostro incontro alla scrittura, no? Come si passa dal fumetto a realizzare un'opera diversa, insomma, che può essere simile per molti aspetti, però deve tenere conto di moltissimi aspetti che sono proprio legati alla produzione, anche materiale, perché chiaramente fare i fumetti è facile, fra molte virgolette, però è abbastanza facile, perché basta Mauro Boselli, che tanto scrive tutto lui, non c'è problema, un disegnatore a caso, che vabbè, magari qui ne abbiamo anche qualcuno, chissà. Chiudiamo questi due in una stanza, Mauro in un pomeriggio scrive 100 pagine di sceneggiatura, e lui in 2 anni la disegna. È quello che mi sta portando via, quello che volevo dire io dopo, che metterlo in un pomeriggio faccio una storia, invece il film invece, visto quanto tempo ci vuole. Ci abbiamo messo qualche pomeriggio in più, ecco, insomma, si parte da lì. Tutti quelli che vedete seduti lì, vabbè, mi metto anch'io in questo caso, hanno contribuito in qualche modo alla scrittura del film, perché si partiva ovviamente dal soggetto originale di Boselli Colombo, dal trattamento di Mauro, che poi è diventata sceneggiatura, che ha avuto un milione di stesure, come è normale che sia, poi figuratevi al primo progetto dovevamo anche noi imparare a prendere le misure, portata dai nostri, discussa con Mauro, io con Antonio, Vincenzo e Giovanni, poi abbiamo scritto la vera sceneggiatura, in effetti buttando il numero che c'era, c'era scritto adattamento, ma in effetti quello che esce è esattamente quello che abbiamo voluto noi. No, e quindi poi c'è stato... Esatto. E poi c'è stato un lavoro certosino sul set insieme agli attori, perché ovviamente quando si parte dalla carta stampata e poi si va, carta stampata in questo caso una sceneggiatura, si va sul set, si capisce che alcune cose sono fattibili, altre bisogna razionalizzarle, altre si possono dilatare. Con gli attori c'è stato un bel lavoro sulla rifinitura dei dialoghi, perché ovviamente la sceneggiatura parte in italiano, è stata tradotta, ma è ovvio che diciamo in bocca a degli attori madrelingua, no? Che ti sanno portare la naturalezza, ecco, del linguaggio e trovare la voce di ogni personaggio. Quindi è stato fatto un bel lavoro insieme a loro, che si sono entusiasmati tantissimo al progetto. Davvero non è una cosa che si dice per circostanza o banale, non hanno semplicemente fatto gli interpreti di questi personaggi, ma si sono davvero appassionati a questo mondo, alla crescita dei loro personaggi, soprattutto dei protagonisti, perché sappiamo che partono in un modo e c'è un'evoluzione all'interno e del fumetto e del film, no? E quindi per loro era una sfida importante, si sono veramente veramente appassionati. Mauro, quindi Dampir, che adesso arriva al cinema, è nato, possiamo dire, nel 1990? Ma 95, cioè come idea, sì, è stato quasi per caso, perché devo ripetere per l'ennesima volta, ma facciamo finta che sia io e Colombo, che lavoravamo insieme a stretto contatto in quel periodo uno di fronte all'altro, e abbiamo steso un manuale del vampirologo. Abbiamo già scritto il manuale del cacciatore di fantasmi, vedete, sono gli argomenti che ci interessano, e che anche pratichiamo, no? Da caccia ai fantasmi e i vampiri. Pensavo come fantasmi. No, effettivamente in questo momento lui ne ha sofferto duramente. E quindi nel manuale del vampirologo abbiamo scoperto che esiste un Dampir, uno che poteva darci la caccia, cioè che poteva dare la caccia ai vampiri. E quindi abbiamo detto, come è una creatura incredibile. Poi esistevano già, in realtà l'abbiamo scoperto dopo, dei Dampir nei media, no? C'è un cartone animato giapponese con un Dampirino, ci sono dei
Blade è considerato un Dampier, ma non è esattamente un Dampier, l'hanno detto dopo che noi abbiamo tirato fuori il personaggio, detto, allora Blade è un Dampier, no, è un figlio di vampiro anche lui, esistono queste dove cose. Dove si struttura graficamente? Però noi adesso, il Dampier nostro è quello folclorico vero, quello perché noi in Dampier siamo sempre molto attenti a questi dettagli, quindi nasce nei Balcani, diciamo grosso modo, in Bosnia, tra la Bosnia e il nord dell'Albania, è la zona dove i vampiri sono nati, perché nel Settecento l'epidemia del vampirismo, di cui ha parlato anche Voltaire, gli illuministi erano abbastanza perplessi su questo fatto, è nata nei Balcani, tra Sarajevo e le montagne circostanti. In questi cimiteri erano piuttosto attivi durante la notte. E quindi esistono dei verità. Il famoso folclorista Vukanovic ha scritto dei libri sul Dampier e ha intervistato. Se vado su internet, Vukanovic, trovate, c'è il suo libro, sì. E ha intervistato dei Dampier dell'epoca, siamo negli anni 40, negli anni 50, che esistevano ancora, sapete che l'Albania e la Jugoslavia erano un po' più indietro di noi. Era un mestiere un po' che scompariva, ma lui l'ha tenuto vivo con queste ricerche e noi l'abbiamo tenuto vivo scrivendo Dante. Quindi Dante all'inizio crede di essere uno di questi imbroglioni, in realtà c'è qualcosa di atavico in lui, gli ha fatto scegliere questa professione un po' miserabile, cioè fa quello che va a fare esorcismi nei cimiteri, c'è anche la guerra, quindi la gente è spaventata. Ebbene, scoprirà nel corso della storia, non lo vedrete se non l'avete già letto, che di essere un vero Dante. Questa è stata l'idea che abbiamo avuto allora. Chiaramente siamo stati influenzati dal cinema, da tante cose, però questa era un'idea tutto sommato originale nel riprendere proprio la figura del Dampier folcloristico e leggendario dei Balcani. Da lì abbiamo presentato il progetto alla Bonelli, ci è voluto un bel po' prima che ci venisse approvata la serie, anzi doveva essere una miniserie di pochi numeri, però è stato un giorno cruciale, in cui io, Bonelli e Decio Canza eravamo soli in questo ufficio e Decio Canza ha detto vabbè dai, alla fine questo progetto era bello, sì, però nasce un po' così, ma dai, chiudiamo, quanto abbiamo fatto? Abbiamo 6 numeri, facciamo una miniserie compatta. E Bonelli ha detto, le miniserie no, facciamo una serie. E allora da lì io e Maurizio siamo partiti, abbiamo scritto 10 numeri, come hai detto tu, in un paio di pomeriggi, e l'anno dopo Dampier è uscito ed era già il 2000. Di cui anche una data fatidica, voglio dire, il 2000 era una bella data, mi piaceva, cifra tonda, siamo nel nuovo millennio, all'inizio del nuovo millennio, e pensavamo che questa prima storia, anche dopo Dampier, per chi lo conosce, è andato in direzioni pazzesche, però all'inizio questa storia qua poteva essere ideale per un film. Abbiamo anche ricevuto delle proposte allora, però chi arrivava non era mai affidabile, c'era sempre Sergio, diceva no, questi qua non mi piacciono, insomma, voglio dire, alla fine. Anni dopo, e vorrei che Sergio lo sapesse, in questo momento lo dico sinceramente, perché Sergio era un grande editore e sapete tutti che lui lentamente accettava il nuovo, però lo accettava. In realtà quando ci proponeva le storie, lui ogni tanto veniva da me e dice facciamo una storia così, io dico Sergio, una cosa che tu hai sempre, no, voglio fare una storia così, falla tu nel giusto modo. E quindi facciamo delle storie violente, delle storie con persone di colore, con donne, è sempre voluto Sergio, anche questa storia di vampiri, e lui non amava lo splatter horror. All'inizio era un po' spaventato dalla violenza della nostra prima storia, però a lui piaceva molto, perché i vampiri gli piaceva questa versione realistica cruda dei vampiri. Quindi sono convinto, anche se purtroppo non lo possiamo avere qui con noi, che mi sarebbe stato felice di questo upgrade della Sergio Bonelli Editore nel mondo del cinema. E nel mondo quindi, noi abbiamo sempre fatto il cinema a fumetti, lui ha sempre detto... lui amava in maniera sconsiderata, smisurata i fumetti, ha sempre detto, con un po' di rimpianto, perché lui credeva che i fumetti valessero, però sapete che la cultura high-low ha sempre pensato che i nostri fumetti in particolare fossero cose per bambini, per ragazzi o per adulti un po' ritardati come siamo noi. E lui invece difendeva questa arte minore e diceva, è vero, diranno sempre che siamo i parenti poveri del cinema. Adesso vedi il parente come è già successo. Certo. Per altre case editrici, i parenti poveri del cinema, ha dato un soggetto al cinema e ci siamo affratellati ancora di più con questa macchina dell'intrattenimento più bella, più rumorosa, più mobile, più con la colonna sonora, tutto quello che al fumetto manca, che noi dobbiamo sopperire col disegno, col genio di gente come Maio o come Biotti, esagerato, il genio. E invece il cinema lo può fare con una macchina produttiva incredibile, con gli attori, con i registi, con gli storyboarder, con i produttori di cui abbiamo qui degli esempi, gli sceneggiatori, eccetera, eccetera. Quindi
ho parlato di Sergio perché senza di lui, appunto, Dampier non sarebbe uscito, come aveva detto, è stato quel momento fatale, poteva dire no, vabbè, d'accordo, mettiamolo in cassetta, poteva dire, non l'ha detto, e da lì siamo arrivati qua. E quindi dicevo, Dampier, che è una storia un po' difficile e complicata, però la prima storia effettivamente è adatta a una realizzazione cinematografica. Io penso sia questo il motivo per cui alla fine il caso o il destino ha voluto che fosse la prima opera di questo mistero con tante, tanto successo futuro del Bonelli Universe o della nuova Bonelli Entertainment, come diavolo l'abbiamo chiamata. Si prestava, e quindi è per quello, cioè, a parte il merito della storia che è carina, si prestava effettivamente, quindi è stato, di nuovo sono arrivate le persone a chiedere di fare il film, questo 5-6 anni fa, Brandon Box, e devo dire all'inizio è stato difficile. Io e Maurizio, ancora non c'era la macchina produttiva che si è messa in moto dopo, quindi eravamo ancora un po' in difficoltà, abbiamo fatto dei tentativi, abbiamo scritto un trailer, abbiamo girato in qualche modo, sembrava ancora una cosa che forse non poteva decollare, improvvisamente è decollata, c'è stato l'intervento di Vincenzo Sarno e della nuova, come si chiama la vostra struttura? La divisione, sembra quella dei Panzer, capito? Un po' paura. È un po' così, è una divisione di Panzer da napoletani di origine, esatto, quindi fa meno paura, che si sono arrivati alla Bonelli alla fine e hanno creato questa cosa. E io devo dire, dopo i primi riluttanti, ero un po' sergiale, che faranno, cosa faranno questi, cosa combineranno, ci rovineranno il personaggio, invece no. Quando poi l'ho visto al cinema l'anno scorso, se non fosse stato quello il Covid, Dio buono, l'avremmo visto prima, è stato un disastro questo, ma alla fine siamo arrivati pronti. Quando l'ho visto mi sono emozionato, ho detto questo effettivamente è il nostro personaggio. Quindi non posso negare che il lavoro sia stato splendido e non posso negare che ci ho partecipato anch'io, sarei uno scemo se non negassi. Ma lo devo dire, lo dico non perché ci abbiamo collaborato, non perché è un nostro film, è veramente un bel film. E non voglio paragonare ad altri perché non ne sarebbe il caso, né criticare altri film che ho visto, ma devo dire che questo sta in piedi anche. Non ci sono neanche quelle faciloneria di sceneggiatura che in fondo io quando guardo un bel film di avventure di fantascienza o di superiore mi accontento, però se fossimo alla Bonelli boccerei quella sceneggiatura. Invece questa sceneggiatura non la boccio, guardo un caso, l'ho scritto insieme a loro e a Michele e a Vincenzo e a Colombo e tutti quelli che hanno scritto questa storia. E quindi, ma anche perché sta in piedi. Bene, grazie. Mi sembra che possiamo alzarci e andarci, perché abbiamo detto tutto. No, beh, intanto io direi, visto che ha nominato Sergio ovviamente, che glielo dedichiamo, no? Tanto. Mi ricordo, cioè, ovviamente con Sergio si parlava del disco, lui era un appassionato di cinema grandiosissimo, no? E si guardava e riguardava le pellicole che amava tantissime volte. Sai qua come ha fatto la Silvia Colombo? L'ha incontrato al Cinecraft? Esatto. Io l'ho incontrato al Cinecraft, mi aveva già preso, povero lui, esatto. Ma però mi incontrava al Cinecraft per caso, ci incontravamo al Cinecraft. E lui aveva una sorta di micro frustrazione legata ai cinematografari, okay. Perché ovviamente era stato approcciato negli anni e ci raccontavano, però lo guardavano sempre tutti un po' come vabbè sì, c'è sta roba, ma tu dalla a noi che ci pensiamo noi, no? Come dire, ma che ne sapete voi di che fate i fumetti di questa roba qua? E quindi lui resisteva perché sapeva che sarebbe andata a finire, no? Dando mano a chissà cosa sarebbe uscito, mentre aveva un rispetto enorme dei suoi lettori e quindi andava difeso. Poi ci sono stati dei cedimenti, ecco, nel corso degli anni un paio di cedimenti di cui non siamo rimasti e non siamo soddisfatti, ma proprio perché non eravamo all'interno della macchina produttiva. Questa cosa cambia tutto perché adesso i tempi sono diversi sicuramente, no Vincenzo? I tempi sono cambiati. Allora, intanto abbiamo voluto creare questa divisione interna e appunto Vincenzo e Antonio e Giovanni sono venuti a proporci proprio, no? E abbiamo ragionato insieme su come dare il via a questa cosa che ci sembrava comunque una microfollia, ma era il momento giusto per farlo. E Davide Bonelli ha dato la spinta principale. Assolutamente, se non fosse per Davide oggi non saremmo qui a raccontare queste cose.
Però i tempi erano anche cambiati, maturati, e c'è adesso un'attenzione anche in chi lavora in questo settore molto diversa, forse perché i lettori di fumetti sono finiti anche in ogni gang, no, della, ogni ganglo, sì, nei gangli della, di questo tipo di mondo, no? Perché poi noi andiamo a parlare con appunto i distributori, gli altri produttori, con i network, e ci rendiamo conto che tutti sono lettori di fumetti. Questo, scusate l'emozione, ma devo dire le parole che hanno speso Michele e Mauro e la vostra presenza qui mi emoziona tantissimo. Anzi, mi spiace per le persone in piedi fuori se vogliono sedersi, c'è qualche posto, però sono emozionatissimo, davvero. Sembrare banale, ma parlare di quest'opera, parlare di questo progetto, parlare di questo sogno che si è realizzato è qualcosa che stringe il cuore, è qualcosa che brucia un po' l'anima e te la fa sentire forte dentro, la voglia di raccontare tutto, e trovare le parole giuste non è mai semplice. Quello che vi posso dire però è che il film di Dampier, il film di cui stiamo parlando oggi, è davvero la realizzazione produttiva, industriale, autoriale che la Bonelli voleva per un film. E che cosa significa questo? Significa costruire la miglior squadra possibile, raccogliere i più grandi talenti che potessero realizzare la miglior opera possibile, perché questa è la prima opera da cui parte tutto, perché questo è il nostro atto d'amore a voi che ci avete sempre sostenuto, a voi che avete sempre letto i fumetti. E come diceva Michele, come diceva il nostro direttore editoriale, la cosa magnifica che è successa a un certo punto, il sogno che si è realizzato e che hanno permesso a un lettore di fumetti di fare un film. Li abbiamo fregati tutti, Vincenzo. Serve grande professionalità, serve sacrificio, e io ho avuto accanto a me le migliori persone possibili. In primo luogo Antonio Navarra e Giovanni Mattioli, che mi hanno sostenuto sempre e che hanno reso possibile l'impianto industriale. È verissimo quello che dice Mauro, lui e Maurizio hanno creato un universo in Dampier, e lo hanno creato sviluppando emozioni, portando il cinema a fumetti. È quello che dovevamo fare noi. In realtà era molto semplice, perché era portare il fumetto al cinema. La matrice già era composta, avevano realizzato il meglio, avevano costruito la scatola perfetta. Ora ci serviva soltanto un gruppo di persone capaci di fare l'impossibile. Il cinema in Italia esiste dai primi del Novecento e nessuno aveva provato a costruire quello che stiamo facendo noi, portare qui le professionalità per fare un grande film, non fare un film che era un'opera come un'altra. Questa doveva essere il fumetto, doveva dare quell'emozione. Adesso ritengo che la cosa più opportuna sia sentire le parole delle persone che hanno reso possibile il miracolo. Però voglio dirvi una cosa: qualsiasi cosa il gruppo di sceneggiatori, Giovanni, Antonio e Mauro, vi diranno, pensate solo una cosa. Tutte le parole vi dicono, ma pensatene sempre una dentro, che l'hanno fatto con amore, che l'hanno fatto con un amore smisurato, non pensando a questa è la mia professione, inizia a quest'ora, finisce a quest'ora, ma ho una responsabilità, devo partecipare a una nascita. È la nascita di un universo, ma è la nascita del Dampier nelle prime immagini del film. E adesso ascoltate loro, perché hanno veramente una bellissima storia da raccontare. Alberto, Mauro e Giovanni. Allora, a questo punto tutto è facile, no? Si prende una roba che esiste già, il fumetto, e poi bisogna scrivere una sceneggiatura. Che ci vuole? Sì, dunque, intanto devo dire che io ho fatto il percorso contrario, nel senso che ho cominciato con gli audiovisivi e un po'
con gli audiovisivi e sono arrivato al fumetto dopo, quindi sono uno dei pochi che forse ha fatto il tragitto inverso, ma le versioni di sceneggiatura sono state 22 credo, 22 versioni. Quelle che sai tu, sì. Poi, 22 con, cioè numerate credo siano 22. Poi dopo il sangue ha ricoperto. Poi sono E quindi perché così tante? Beh, tanto perché dovevamo giustificare il vostro compenso, quindi in qualche modo e poi perché comunque il percorso di avvicinamento a un prodotto cinematografico è sempre un continuo affinamento che richiede sempre una limatura ogni volta, che può essere semplicemente una battuta, una scena, un gesto, e questi due mezzi sembrano così simili e lo sono nell'intimo, ma dal punto di vista della realizzazione sono anche estremamente diversi, dal punto di vista del linguaggio sono estremamente diversi. I personaggi erano perfetti perché da lettori di Dampier erano tre personaggi che stavano in bilico tra un quello che erano e un quello che diventeranno, e i primi due numeri di Dampier li trovano, li pescano esattamente nel crinale tra ciò che forse non sono più e ciò che non sono ancora, che da un punto di vista di una storia cinematografica è sempre il momento migliore, più emozionante da vivere insieme ai lettori o agli spettatori. E d'altra parte però dal punto di vista della struttura chiaramente c'è tutto un adattamento ai pesi, alle durate, alle dimensioni, al ritmo che una storia per il cinema nel 2022, diciamo, richiede rispetto a un fumetto che ha qualche anno di più. Ok, basta, questo è quello che volevo dire. L'altra cosa è che effettivamente non c'è orario in questo lavoro, perché questi due, pur essendo di Roma, io ero abbastanza sicuro, mi facevo fare le unghie nelle 7:30 del mattino, perché poi avevo mille altre cose a fare, il Dragonero, il Confine, eccetera, eccetera. E quindi contemporaneamente dicevo, vabbè, ma ancora ci vediamo, caffettino, colazione, sono a Milano, 8:30, dai, no, alle 7:30, perché alle 9 poi loro hanno un'altra cosa da fare. Quindi diciamo, tutti gli stereotipi sui romani, che non hanno voglia di lavorare, però lo devono fare, vabbè, quindi grazie a loro, io che sono più piccolo. In effetti, io dicevo, ce li abbiamo in casa, no? Ma questi tre sono tre personalità borderline, poi intendetela un po' come volete, no, nel senso che lavorano e hanno lavorato nel fumetto e anche nella multimedialità, nel cinema, nell'animazione, no? Quindi insomma, per questo avevano già il know-how necessario anche per lavorare su un progetto che invece fosse altro. Quindi raccontatemi la vostra esperienza, a parte alzarvi presto il mattino, poi mi ha dato dei romani, ma no, non è accurato, però essendo lui un barbaro nordico, comunque non andiamo a sottilizzarci sui castelli romani. Poi la verità è che abbiamo lavorato tantissime ore, però abbiamo trascorso anche un sacco di momenti divertenti. E allora, ecco, io sono molto felice di questa occasione per poter rivelare una cosa, perché sottilmente, al di là del grosso onore e onere di scrivere il primo film di Bonelli Entertainment, di lavorare su una property come Dampier e portare al cinema la Bonelli, in molti, noi compresi in alcuni momenti delle nostre giornate, si sono chiesti ma perché lo hanno scritto proprio loro? Nel senso che... Soprattutto perché non avevamo mai scritto dei dialoghi di Dante, per dire Alberto sì, noi no, quindi era il nostro esordio assoluto con il personaggio. Il motivo per cui la Bonelli ci ha chiamato è molto semplice: avevamo già un'esperienza nell'ambito dell'audiovisivo, tutti e tre, tra cinema, serialità animata o televisiva. E questo ha un significato particolare. Quando si sceneggia a fumetti, quando Mauro scrive le sceneggiature di Dampier, come si diceva all'inizio, si deve relazionare con il disegnatore. E quindi lui, a seconda del disegnatore che sa che avrà, magari nella sceneggiatura modula quelli che sono i punti di forza dello sceneggiatore. Sa che potrà magari a qualcuno chiedere qualcosa, a qualcuno qualcun altro, come un po' un regista può fare a un attore, no? Per determinate caratteristiche. Quando si sceneggia per il cinema, non ti relazioni solo con un disegnatore o con un editore,
ma devi far sì che le idee che tu stai mettendo su carta siano poi realizzabili, siano producibili all'interno di un budget. Uno sceneggiatore per il cinema sa che ogni idea si tramuta necessariamente in un costo. Questo non vuol dire che si ragiona con salvadanaio accanto e quindi si va, no, vuol dire però che si crea una storia seguendo una direttiva di fattibilità. E quindi tu, sapendo quali sono gli strumenti che hai, puoi brillare al meglio, raccontare al meglio quella storia che poi delle altre persone prenderanno in mano e andranno a cesellare ulteriormente e a realizzare. Per cui ti chiedi anche, ma questa cosa serve necessariamente o si può risolvere in quest'altro modo? Chiedere per esempio di ambientare una lunga parte del film in un determinato posto, per noi voleva dire scriverlo lì dentro una casa. Poi loro sono stati 3 mesi a 400 metri sottoterra al confine con l'Ucraina in una miniera di sale. E noi, capito, magari quel giorno ci siamo detti, allora questa la potremmo fare alle Maldive, questa sequenza, o nel posto peggiore del mondo, e abbiamo scelto quello. E delle persone poi questa cosa la devono realizzare. Quindi chi scrive sceneggiatura per il cinema deve tenere conto di questi parametri. E noi in un modo o nell'altro avevamo dato sicurezza alla casa editrice per i lavori precedenti che sapevamo scrivere al budget o con un'idea comunque produttiva. E questo è stato fatto, la cesellatura di cui parla Alberto e le varie stesure sono state fatte proprio in base ai vari cambiamenti di step del film. Ma voi pensate anche solo al casting che viene poi realizzato, vedi gli attori, vedi le facce, cominci a riadattare tutto fino all'ultimo lavoro finale di Giovanni, Michele e Vincenzo sul set, proprio con i dialoghi degli attori. È stata un'esperienza, è stata un'esperienza molto emozionante, molto intensa, e vi devo dire che noi tre, mentre lo scrivevamo, avevamo un timore reverenziale di quella figura lì, di quella persona lì, perché la cosa che ci dicevamo tra di noi tutti i giorni è: se non piace a Mauro, buttiamo tutto, perché deve essere lui il primo fan di questo film. Quindi mi ricordo che proprio come nei miti, no? Quando entri nella caverna del drago per affrontare il boss di fine livello, noi siamo andati lì tipo ginocchiati con la sceneggiatura, con la prima stesura, il boss infatti, lui l'ha letta, l'ha revisionata, si è messo lì a modificare i dialoghi, a cambiare tutto questo, e io non mi scorderò mai il momento che, finita la sua revisione, ci ha guardato e ci ha detto: è buono, per me il film funziona, c'è il mio timbro, da questo momento in poi se viene male è solo colpa del regista, noi il nostro l'abbiamo fatto. Noi, ottenuta quella cosa da Mauro, eravamo felici. Ma tu hai questo ricordo veramente? Perché lui sta al piano terra e io al primo della Bonelli, io ho sentito delle urla, però non so, no, adesso è stato così. Giovanni, sei generalmente, diciamo, il razionalizzatore del caos, no? Il tuo ruolo è un pochino questo nel trio, no? Sì, nessuno mi aveva chiamato mai, non so come è venuta così. Non so come è bellissima. Sì, la spiego perché sennò. Vediamo se riesci. Innanzitutto, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Che cosa significa razionalizzatore del caos? Voi immaginate che quando cominciamo a lavorare ogni progetto, Drago Nero o Dampir, e la prima cosa che parte è l'emozione. Ok? Cioè, quando ti chiamano e ti dicono vuoi fare Dunkirk, tu dici sì, qualunque cosa. Perché? Perché ci siamo cresciuti, l'abbiamo letto, amiamo il modo in cui è stato portato avanti quel character, le storie dietro. È ovvio che quando la Bonelli ti chiede di adattare qualcosa di suo, la Bonelli ha un piccolo difetto, che di Dunkirk ci stanno fuori 310, 12 mensilità, numeri. E quindi la mole di materiale che tu vai poi a cercare di capire come adattarlo, perché è ovvio che noi abbiamo preso i primi due numeri, questo era il mandato, ma ovvio pure che poi c'erano delle risposte che dovevamo vedere, e quindi magari abbiamo visto lo speciale numero 5, mi sembra, l'abbiamo rivisto. Quindi che cosa significa? Quando mettiamo sul tavolo tutta questa cosa, Michele, il tipo di lavoro che si genera in sala di scrittura è un pochino più complicato rispetto magari a un soggetto che parte da zero, perché hai la necessità, e Michele, mi sembra, o Vincenzo ieri l'hanno detto in conferenza stampa a Roma, di tenere quello che è un po' il linguaggio bonelliano, ovvero non ti viene chiesto dal sceneggiatore di ok, questo è il template della Marvel, se sei uno sceneggiatore o comunque ci lavori sono abbastanza standard i template, ok? Template significa la forma base,
La forma base di un film Marvel, su per giù, ha degli elementi. La forma base di un film giallo ha degli elementi, su per giù li sai. Sai anche come vengono utilizzati da alcune aziende, e questa un po' è diciamo, la cosa che ragioniamo a, a bocce ferme prima di scrittura, prima di cominciare a scrivere. E in realtà qui era, la cosa emozionantissima era che tutti, da Vincenzo, Michele, Giovanni, Antonio, tutti volevano creare un modo diverso di affrontare una cultura che ha veramente tantissimi anni di racconto, e questa era la cosa più interessante da, dal mio punto di vista. E il lavoro di razionalizzazione, come lo chiama Michele, era cercare di valutare ogni forma di approccio al racconto in modo da dare qualcosa che avesse una propria voce, qualcosa che se vi mettete seduti al cinema o in TV e vedete Drago Nero, quando parte la logo di Mansion Bonelli, l'idea è di darvi, ok, sto vedendo qualcosa che avrà quella voce lì, che è la voce che poi avete imparato a conoscere per tantissimi anni in tutte le declinazioni della, della Sergio Bonelli Editore. E questa era la cosa più emozionante nel lavoro. E è ovvio che poi, come diceva Mauro, iniziano i, i problemi quelli proprio seri di scrittura, ovvero il budget, ovvero che la colla con le nove è con Antonio Navarra nel 90% dei casi. E perché? Perché quando cominci a lavorare tanto su tutti i progetti, l'idea è di cercare di creare un mood, un tipo di percorso che ti permette di spingere sempre un pochino l'asticella. Quando Michele dice che la revisione era sul 7, al di là che sì, si fanno le revisioni sul 7, ma il valore aggiunto di avere loro sul set con gli attori che riscrivevano in inglese quello che noi avevamo fatto in italiano, ragazzi, ma in inglese il, film, il doppiaggio è buonissimo, ma il lavoro anche in inglese è incredibile. Il bello di questi lavori, ed è Alberto diceva, ho conosciuto tante persone, signori, io ve lo assicuro, è difficilissimo trovare un gruppo di lavoro così coeso, perché ci sono un sacco di problemi, perché le revisioni possono arrivare a qualunque ora della notte, ci devi stare, perché loro sono sul set, e se succede qualcosa alle 4 di notte nella miniera di sale, chi la risolve? Non io, perché io non ho voglia di fare niente in quanto romano, ma qualcuno la dovrà risolvere, no? Ed è emozionante questa cosa, vedere quanta attenzione viene portata avanti. Non è, non è solo, non l'ho mai detta questa cosa, ma il bello di avere il nome sul titolo di coda di quel film non è solo l'emozione di vedere il mio nome, ma è il nome di tutti, e di tutte le singole persone che hanno portato questa cosa. E non è facile. Sì, è vero, questo è scontato, e devo dire che noi abbiamo incontrato, le maestranze erano quasi tutte italiane, no? Quindi il direttore della fotografia, poi il montatore, il truccatore, chi ha fatto i costumi, chi ha fatto le scene, tutti italiani, il cast internazionale, ma queste, queste realtà italiane bravissime veramente a lavorare. Noi li abbiamo conosciuti lì, perché io non avevo esperienza di cinema, al contrario di Vincenzo, Giovanni e Antonio. E davvero tutti si sono appassionati al potere fare queste cose che non si fanno più in Italia, no? Te lo dico tutti. Quindi tutti veramente innamorati di questo progetto, innamorati con l'amore. Cioè, nel senso, no, l'amore vuol dire che comunque hai una passione, no? Ci metti il tuo, perché capisci che è un lavoro di squadra che porterà qualcosa di potenzialmente interessante e sorprendente, no? E quindi, insomma, noi siamo felici di... Però poi Giovanni e Antonio si va sul set materialmente, e lì, insomma, le cose diventano, il gioco si radunano. Restiamo sul discorso della scrittura, più che appunto sulla difficoltà produttiva, però appunto come si adatta sul campo, no? Quello che hai sulla carta. Ovvio che il regista fa moltissimo in questo, e comunque ci sono state discussioni infinite, però lì poi devi anche compiere delle scelte rispetto al materiale che hai. Do a entrambi. E l'adattamento? Che l'adattamento? Perché è vero, loro sono partiti già sapendo di dove saremmo andati, ma tra quello che si immagina e la realtà c'è sempre una differenza. Vuoi le avverse condizioni climatiche, sia vuoi le caratteristiche degli attori. Fortunatamente nel nostro caso, o comunque nella maggior parte dei casi, la maggior parte degli attori, le loro caratteristiche, i loro pregi hanno aiutato a migliorare i pessimi dialoghi di Alberto, Mauro e Giovanni, diciamo. Con Giovanni ha citato ora Kuryak,
Stuart Martin che è Kuriak. Cioè era bellissimo vederlo recitare sul set, perché lui parla, impreca, ma non è che Kuriak impreca, però nel senso era più Kuriak di Kuriak. Lui sì, era gasatissimo già al momento di casting a Londra. No, 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 io lo voglio fare, sono io, sono io, sono io. Oltre a Bonelli, Eagle Pictures, la terza società produttrice, e Brandon Box nella figura di Andrea Scarlatti, che è stata con lui sul set a condividere gioie e dolore. Non so cosa aggiungere. Il set, sì, chiaramente è stato un set complicato, perché essendo un film di vampiri in buona parte si girava di notte per motivi produttivi, nel senso che quello era il periodo, la finestra data per farlo, l'abbiamo girato da ottobre a dicembre e quindi non d'estate, e quindi è stato un set impegnativo, però è vero, come si è detto, che diciamo ogni set poi ha delle sue caratteristiche, cioè può esserci un buon clima, un clima più difficile, a prescindere dalle difficoltà. Effettivamente tutti erano molto partecipi, al di là del lavoro che facevano, della professionalità. Da una parte gli attori, perché come ha detto adesso Antonio, si ritrovavano molto, ma dall'altra anche la troupe, effettivamente la parte italiana, di gente di lunga professionalità, che non faceva un film così da tanto tempo, forse non l'aveva mai fatto, quindi avevano anche voglia di mettersi in gioco. Da un certo punto di vista, pur se dietro c'è tutto questo lavoro, questa esperienza, eccetera, effettivamente è una prima volta, è stata una prima volta da tantissimi punti di vista, dal nostro punto di vista come casa editrice, perché è la prima volta del film, e la prima volta in cui bisogna mischiare tutto quello che si è visto adesso, cioè la fedeltà alla storia, e non è un caso, rispetto a come diceva Mauro, che si è scelto questo, perché Dampi è vero che, appunto, come ha detto Mauro, era già in parte un film, però non è stato appunto un caso, ma conteneva un inizio, per esempio, che è una cosa importante, quindi anche quello era, tra virgolette, una prima volta, no? La nascita di un personaggio, cosa che non sempre avviene nella serialità. Era la prima volta che facevamo un film per la casa editrice, che quindi doveva contenere la storia, la fedeltà, ma anche dare un'impronta, come ha detto poco fa Giovanni, un template, cioè un'idea di come si potrebbero fare i film con i personaggi della casa editrice, quindi un sacco di prime volte. E anche per il set, anche per i professionisti sul set, per molti aspetti è stata una prima volta. È andato tutto più o meno bene, chiaramente qualche complicazione sul set c'è, come c'è qua a Lucca per stare 5 giorni, c'è qualche complicazione, ecco, anche lì succede. Per dire una cosa in più, che non è stata forse citata, è il fatto che è un film fatto anche di molte cose fisiche, non è tutto fatto in effetti speciali. C'è un grande lavoro di post-produzione che è fatto al studio, anche lì una società nuova, ma composta da persone che venivano da una lunga professionalità, che hanno lavorato con produzioni enormi americane, in giro per il mondo, che hanno creato una società che ha fatto per la prima volta questo film. Cioè, il loro primo film, diciamo, come nuova società è stato questo, e quindi un'altra prima volta. E c'è un grandissimo lavoro in post-produzione, dicevo, ma c'è anche un grande lavoro alla vecchia, cioè sul set. L'acqua che c'è nel film è vera, c'è tantissima prostetica, ci sono tantissime ricostruzioni di set, cioè c'è e comunque si vede, se lo vedrete al cinema, questa roba si vede nel film, e penso sia una cosa anche quella piuttosto importante. Faccio chiudere Mauro, però appunto ormai quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, il film stasera sarà presentato qua e sarà in tutti i cinema d'Italia, farà la sua strada. Allo stand c'è di nuovo l'edizione del Figlio del Diavolo, i primi due numeri di Dampier in diversi formati, nella varia con le facce degli attori, in un volume meraviglioso con un grande inserto fotografico da set. Però appunto questo qui l'abbiamo fatto, adesso bisogna pensare, Giovanni slitta il microfono fino a qua, e adesso dobbiamo pensare al prossimo, non lo so. Intanto ti chiedo se confermiamo questa squadra o siamo in tempo qui pubblicamente. Vediamo come si comporta. No, certo che sì. No, volevo dire che la cosa che ha detto lui, che ho trovato anch'io, che quando vado a vedere ogni tanto i film Marvel che mi piacciono, mi sembra di vedere dei cartoni animati.
cioè nel senso che c'è poco di reale, qui invece è tutto reale, cioè le botte le prendono, volano davvero, chiaramente, e si vede anche nel dietro le quinte che sgravati prendono un box e la Eagle hanno messo sui loro social, eccetera, eccetera. L'altra cosa che voglio dire è che purtroppo alle Bahamas e in Polinesia la storia di dumping non è ambientata. Non ancora. Quindi no, quindi no, secondo me pensavo alle cime innevate dei Carpazi, eccetera, eccetera. Perché è un posto molto carino, io sono stato in estate, però d'accordo, però anche in inverno non si credevole, dai, ti va questa volta. Credevole, esatto. Tutti al cinema, abbiamo battezzato con l'entertainment oggi, grazie a tutti. Grazie a questo meraviglioso parterre, ovviamente grazie a Mauro Moser e Maurizio Colombo per aver creato questo meraviglioso personaggio.